mettere i piedi a caso. Eccoci al quarto episodio della serie I 5 errori da non fare per arrampicare senza fatica. E io già la fatica la sto facendo perché non c'ho più la voce oggi. I 5 errori sono come la maggior parte degli altri errori, ma sono gli errori legati all'istinto. L'istinto ovviamente fa la parte sua, cioè ci porta nel nostro stato naturale. Il nostro stato naturale è l'ambiente piano orizzontale, mentre questo è il piano verticale, che presuppone il fatto che noi siamo consapevoli dei nostri, delle nostre scelte, dei nostri movimenti, quindi dobbiamo sapere esattamente come comandare. Ti viene da fare all'inizio, quando le prime volte che arrampichi, ovviamente tirare con le braccia, andare avanti con le spalle. Facendo questo non vedi i piedi, quindi guardi di lato e metti i piedi di lato. 1, 2, il piede di lato ti dà la sensazione di stabilità, perché noi siamo legati a una percezione dell'equilibrio attraverso l'utilizzo della forza. E 1 e 2, perché ci dà la sensazione del controllo. 2, la stabilità. La stabilità, noi abbiamo un concetto di equilibrio che è statico, mentre noi dobbiamo cercare di fare, di muoverci, e quindi entrare in un concetto di equilibrio dinamico. Quindi per muoverci noi abbiamo, ricordo, le tre fasi del movimento, che sono potenziale, accelerazione, inerzia. Ok, va bene, comunque vi rimimo la partenza. Questo è quello che viene da fare. Guardo di lato perché davanti non posso guardare, perché ho la faccia, sono appiccicato, quindi posso guardare solo di lato. Ok, poi prendo una presa, un'altra presa, stessa cosa, e devo tirare con le braccia per salire. Perché? Perché il peso sta sui lati. Una volta per levare questo, io tendo a cadere se levo questo, perché non c'è niente al centro, solo se stesse al centro la gamba, e quindi sull'asse uno può fare questo movimento qua. Ma una volta che sto così, se io levo questo, cado. Per non cadere dovrò andare a trazionare sulle braccia. Se metto un piede di lato devo tirare con il braccio, perché chi mi spinge su? Io dovrei stare col sedere sopra quel piede lì. Okay. A prescindere dalla grandezza del piede, conviene comunque un piede piccolo centrale piuttosto che un piede così, perché io dovrò trazionare con le braccia per salire. E che faccio? Stessa cosa, angolo in fuori del gomito, vettore per fuori, quindi tiro fuori lì la gobba e poi non vedo più niente, non riesco a muoversi, posso solo continuare a reiterare il problema. Quindi come facciamo a scaricare correttamente il peso da un piede a un altro piede? Come quando camminiamo, dobbiamo mettere un piede davanti all'altro. Io posso pure salire coi piedi di lato, però devo andare a trazionare. Se io lo metto centrale, cioè sulla linea del mio asse, l'altro piede lo appoggio sul superbilanciare, ok? Quindi quell'altro piede va centrale, hop, hop, bilancio e vado centrale, vedete? Sempre sull'asse, lavoro sempre con i piedi sull'asse, questo per sostituzione, a cercare i piedi davanti. Poi se non ci sono, perché è completamente liscio, allora uno attinge e apre il campo sui lati, però uno parte dal favorevole, quindi questo centrale è favorevole perché rispetta, come sei fatto, rispetta la biomeccanica. Prossimo video, sperando con la voce tornata, sarà quello del quinto errore, che è l'utilizzo delle caviglie, questa cosa arcana. Iscriviti al canale, così rimarrai aggiornato. Alla prossima.